Negli ultimi giorni di permanenza delle forze occupanti in terra afghana ritornano a galla storie imbarazzanti per gli autoproclamati liberatori. Questa riguarda gli svedesi ed è stata riportata da Sputnik News. Una sensazionale rivelazione di Wikileaks ha portato alla luce il fatto che le forze armate svedesi volessero usare la guerra in Afghanistan per pubblicizzare i propri caccia Saab Gripen in tutto il mondo grazie all'esperienza di combattimento sul campo. Nel 2008 le forze armate svedesi volevano che la Svezia inviasse aerei JAS Gripen in Afghanistan come parte di un periodo di marketing per i suoi aerei da combattimento, come Wikileaks ha riferito citando un cablogramma trapelato. Nel telegramma segreto, l'allora incaricato d'affari degli Stati Uniti in Svezia, Robert Silverman, ha scritto alle forze della NATO in Afghanistan chiedendo loro di esercitare pressioni sulla Svezia, che definiva un partner primario della NATO, per contribuire maggiormente allo sforzo guidato dagli Stati Uniti con manodopera e risorse aggiuntive. Silverman ha inoltre sostenuto che le forze armate svedesi avevano pubblicamente suggerito di inviare aerei da combattimento JAS Gripen in Afghanistan, rivelando così che l'esercito svedese aveva esercitato pressioni per il dispiegamento per poter usufruire di una possibile esperienza sul campo, qualcosa di vantaggioso per l'aeronautica svedese per commercializzare l'aereo da caccia Gripen, dato che l'uso in guerra ne aumenta notevolmente il valore di mercato. La Svezia ha impiegato fino a 500 militari alla volta in Afghanistan e ha pagato un tributo in termini di vite umane di 5 morti. Non si sa, invece, il numero di civili sacrificati per fare da bersaglia ai caccia Gripen, o quanto valore di mercato abbiano le lacrime di un orfano o di una vedova. Incredibile ma vero, se gli Stati Uniti non riescono a prevenire un attentato di cui conoscono tutto, dagli ideatori alla modalità al luogo, la colpa sarebbe dei giornali che danno la notizia. Almeno questa è la versione del Pentagono che ha messo nel mirino politico, nota testata online, rea di aver dato notizia della clamorosa incompetenza a Stelle e Strisce. Questa storia si basa sulla divulgazione illegale di informazioni classificate e deliberazioni interne di natura sensibile, ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby in una dichiarazione all'outlet. Appena siamo venuti a conoscenza del materiale divulgato al giornalista, abbiamo contattato politico ai massimi livelli per impedire la pubblicazione di informazioni che avrebbero messo a maggior rischio le nostre truppe e le nostre operazioni in aeroporto. Dai tempi di Wikileaks e Assange nulla è cambiato. Il potere ritiene di avere un'aura di impunità e invulnerabilità che i giornalisti non dovrebbero sfidare. E quando questo avviene, soprattutto da parte del mainstream, la reazione è sempre inconsulta. Per ora non risultano ritorsioni contro la testata online, ma non stupirebbe nessuno se iniziasse la consueta e tristissima serie di strani incidenti che accompagnano sempre chi fa un dispiacere al tiranno. La questione delicata degli armamenti USA che avrebbero dovuto fermare i Taliban ed invece ne sono divenuti bottino di guerra tiene ancora banco. Con l'arrivo, pilotato o meno, della NATO, dell'ISIS infatti il rischio è di aver contribuito ad armare una forza incontrollabile. Questa preoccupazione è arrivata al Congresso degli Stati Uniti, dove 25 senatori repubblicani hanno scritto a Biden. È inconcepibile che l'equipaggiamento militare ad alta tecnologia pagato dai contribuenti statunitensi sia caduto nelle mani dei Taliban e dei loro alleati terroristi. La protezione dei beni degli Stati Uniti avrebbe dovuto essere tra le massime priorità per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti prima di annunciare il ritiro dall'Afghanistan. I due rischi principali sono costituiti dal fatto che qualcuno possa rivendere gli armamenti e che i numerosi prigionieri rilasciati dalle carceri possano essere integrati nella struttura di potere senza troppi controlli, avendo a quel punto libero accesso alle armi, magari utilizzate come moneta di scambio con le fazioni più estremiste. Fazioni, abbiamo visto in questi giorni, mai troppo distanti dall'ISIS. Eppure esistono anche delle notizie più rassicuranti. I Taliban paiono in possesso e in controllo della maggior parte dell'arsenale che utilizzano principalmente contro l'ISIS, dicono fonti sul campo di Sputnik News. Secondariamente, le vendite nel mercato nero paiono fatti episodici e sporadici, non organizzati quindi. Resta l'assurdità di una situazione in cui troppa incompetenza è presente per non destare il sospetto,
comprovato da numerosi elementi, di un tentativo doloso di instaurare un impero del caos nel cuore dell'Asia. My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. I'm going to read to you what is so painful for me and so many other Afghan veterans who served in that capacity and others who served as a part of the train, advise, and assist, equip effort in helping the Afghans. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others, is that the Taliban now has biometric devices, which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. And here's what we just learned again in the briefing that we just walked out of, is this administration still has no plan to get this military equipment or these supplies back. Alhamdulillah, that is all for the good. Alhamdulillah, the tears of Dala, Murhagazaita, the Hills, Alhamdulillah, the Badrilla Shark is to study conduct Mulgari, Alhamdulillah. Il numero delle uccisioni di massa negli Stati Uniti sta raggiungendo livelli mai raggiunti fino ad ora. Secondo il Gun Violence Archive, un gruppo di ricerca che cataloga ogni episodio di violenza armata, in USA si sono registrate 452 sparatorie di massa in 41 stati diversi nei primi 236 giorni del 2021. Il dato supera già quello di tutti i 12 mesi del 2020, quando il numero di eventi si fermò a 393. Le sparatorie sono avvenute per la maggior parte a est del Mississippi e solo in 9 stati non è avvenuto nessun evento omicida di massa. Secondo il gruppo di ricerca, prima della dichiarata pandemia non si erano mai avute più di 60 sparatorie al mese, mentre già nel 2020 è successo 5 volte e già 3 nel 2021. Le misure adottate dal Dipartimento di Giustizia, che ha schierato 5 unità speciali per prendere di mira il flusso illegale di armi attraverso i confini di Stato, sembrano aver sortito finora pochi effetti. Sebbene nel mese di luglio il presidente Joe Biden abbia annunciato nuovi piani per combattere i crimini violenti, i numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti avvengono di media quasi 2 sparatorie di massa al giorno e le leggi attualmente in vigore consentono da sempre un libero commercio di armi e un'immunità totale per i produttori. Insomma, quasi come in Afghanistan. Che si chiami democrazia questa? Il governo israeliano ha decretato che coloro che rifiuteranno la terza dose del siero anti-Covid-19 perderanno presto i loro privilegi per possedere il pass verde. La campagna di richiamo, inizialmente lanciata il 1 agosto e limitata agli over 60, era stata ampliata la scorsa settimana anche a tutte le persone dai 30 anni in su, ma da ora in poi sarà prevista per tutta la popolazione vaccinabile. Ai cittadini israeliani sarà consentito di fare il TRIS almeno 5 mesi dopo la seconda inoculazione. Il governo di Tel Aviv sembra quindi orientato ad una terapia genica infinita, visto che, dal 1 ottobre, il pass verde scadrà solo 6 mesi dopo la terza dose. Per chi opterà per il richiamo, ricchi premi e cotillon, ovvero l'abbuono della settimana di quarantena per chi ritorna dall'estero,
ma solo se proviene da un paese a basso o moderato rischio di infezione. Sebbene proprio il Ministero della Salute israeliano affermi che la diffusione della variante Delta abbia diminuito l'efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech dal 95 al 39%, il primo ministro Naftali Bennett dichiara convintamente che il terzo siero complementare funziona, nonostante uno studio, condotto proprio in Israele e pubblicato la settimana scorsa, abbia mostrato come le persone con almeno due dosi di vaccino sviluppino una probabilità 13 volte maggiore di ammalarsi di Covid-19 rispetto ai non vaccinati guariti dal virus. L'Università di Trieste chiederà il Green Pass agli studenti anche per sostenere gli esami da casa. Lo riporta il protocollo dell'Ateneo Triestino, dove si legge: in tutti i casi, sia che gli esami siano svolti in presenza o da remoto, gli studenti sono tenuti al possesso della certificazione. La scelta di Trieste è quella di collegare l'obbligo di Green Pass allo status di studente dell'Ateneo. Infatti, come spiega il rettore Roberto Di Lenarda, l'obbligo serve per spingere gli studenti a vaccinarsi, non per garantire ai Novax di stare a casa per sostenere le prove d'esame. Le eccezioni previste per la didattica a distanza sono quindi ridotte al minimo: quarantena o positività o impossibilità di spostamento in caso di zona rossa. Il rettore poi dice anche di voler essere sì severo, ma inclusivo, visto che ha in programma di trasformare l'università in un nosocomio, con l'apertura di un hub vaccinale e un centro tamponi all'interno dell'Ateneo. Tuttavia, sarà un compito molto difficile controllare e stanare gli pseudo-untori. Gli studenti dovranno presentare una semplice autocertificazione al momento dell'iscrizione e saranno soggetti a controlli a campione. Che brutta fine per l'università, un tempo fiore all'occhiello dei giuristi. Domenica 29 agosto 2021 a Bolzano, in occasione della protesta contro l'istituzione del Green Pass, è stato reso omaggio al professor Giuseppe De Donno, al medico, autore della cura anti-Covid con plasma iperimmune recentemente scomparso. È stato dedicato un minuto di raccoglimento da parte delle migliaia di altoatesini che avevano gremito l'immenso parco dei prati del Talvera.